Bentornati su PlayStation Beat. Oggi siamo qui per ripercorrere la storia di uno dei giochi da tavolo più famosi del mondo. Stiamo, come potete vedere, parlando di Dixit, titolo pubblicato in Francia da Libellud e portato in Italia da Asmodee, che negli anni è diventato un vero e proprio cult per gli appassionati. Il titolo nasce nel 2008 da un'intuizione di Jean-Louis Rubira, che in collaborazione con Marie Cordon sviluppa un gioco basato sull'immaginazione in cui una serie di disegni astratti devono stimolare i giocatori a fornire delle idee e dei pensieri. Dixit fa fin da subito breccia nel cuore degli appassionati, nonché della critica, tanto da aggiudicarsi nel 2009 il premio As d'Or in Francia e il premio Gioco dell'anno in Spagna, e nel 2010 il prestigioso titolo Spiel des Jahres in Germania. Il grande successo del gioco spinge il suo ideatore, proprio nel 2010, a rilasciare la prima di una serie di espansioni, seguita poi, nell'anno 2011, da una versione modificata del gioco, denominata Dixit Odyssey. Oltre ad introdurre 84 nuove carte, la vera innovazione che Dixit Odyssey apporta è quella di consentire fino a 12 giocatori di giocare contemporaneamente al titolo, mentre originariamente il numero massimo era 6. Questa scelta comporta, ovviamente, la necessità di modificare il regolamento. Dixit Odyssey infatti include una modalità party, in cui fino a 12 giocatori possono sfidarsi, scegliendo però un tema casuale a cui poi abbinare delle carte, e una modalità cooperativa in cui due giocatori si alternano nel giocare e nello scegliere il tema delle carte. Dopo aver rilasciato Dixit Odyssey, Jean-Louis Rubira decide di concentrarsi sulle espansioni, rilasciandone un totale di 8. Dopo Dixit Harmonies, l'ultima in ordine di tempo, arriva però un anno cruciale nell'universo di Dixit. Il 2018 è infatti quello del decimo anniversario della serie. Per celebrare questo traguardo, l'autore richiama a raccolta tutti gli artisti che hanno lavorato sulle precedenti espansioni e pubblica Dixit Anniversary, ossia una nona espansione che racchiude 84 carte con disegni astratti realizzati da tutti questi artisti. Nemmeno il periodo pandemico rallenta la produttività di quest'autore, dato che nel 2010 viene rilasciata Dixit Mirrors, quella che di fatto è la decima espansione del gioco. A questo punto, però, i giocatori vogliono qualche novità aggiuntiva. Ecco perché viene lanciato sul mercato un prodotto spin-off chiamato Stella Dixit Universe. Il gioco da tavolo, pubblicato nel 2021, viene realizzato in collaborazione con Gérard Cattiot, che ha l'intuizione di utilizzare lo stile di Dixit con delle regole leggermente modificate. Le carte mantengono quindi un aspetto astratto e sognatore, ma a fornire l'indizio iniziale questa volta non sarà un narratore, ma sarà un mazzo presente all'interno della scatola. Lo scopo del gioco non sarà più quello quindi di entrare nella testa del narratore, ma piuttosto quello di sincronizzare le proprie idee con quelle degli altri giocatori. In Stella Dixit Universe, infatti, otterrà punti solo chi riuscirà a scegliere carte che verranno selezionate anche dagli altri giocatori. Pur modificando profondamente il regolamento alla base del gioco, Stella Dixit Universe mantiene un forte legame con i titoli precedenti, sia come detto per lo stile delle carte, sia per la scelta di mantenere lo stesso retro e dunque di rendere questo prodotto completamente compatibile con tutti i precedenti. Non passa però molto tempo prima che Jean-Louis Rubira senta la necessità di tornare alle origini. Ecco dunque che quest'anno è stato rilasciato un nuovo titolo standalone dedicato al mondo di Dixit, denominato Dixit Disney Edition. Come è facile intuire, questa nuova edizione di Dixit include 84 carte che traggono ispirazione dall'universo Disney Pixar. Dunque potremo trovare delle carte dedicate alla Bella e la Bestia, ad Up, a Peter Pan, a Dumbo e a tante altre pellicole famose. Come anticipato, Dixit Disney Edition ritorna alle origini e sfrutta quindi le regole del gioco base. Si tratta dunque di un'ottima aggiunta per tutte le collezioni degli appassionati di Dixit, ma anche di un ottimo entry level per tutti coloro che vogliono entrare in questo universo. La connessione con l'universo Disney Pixar consente ovviamente all'autore di creare carte in grado di stimolare ancora di più l'immaginazione dei giocatori. Giunti al 15° anno di età, non ci resta che aspettare per sapere quale sarà il futuro della serie.
Se vi è piaciuto questo video, vi invitiamo come sempre a mettere mi piace sul nostro canale YouTube e seguirci sui nostri canali social e sul sito playstationbeat.com.